Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, intanto che vi collegate, vedo che i numeri stanno già salendo, mi fa piacere. Ci vediamo proprio tra un minuto, non per la pubblicità, ma faccio un paio di condivisioni e poi facciamo un po' di musica, un po' di parole, un po' di discorsi. A tra pochissimo, ragazzi. Ci siamo ragazzi, ci siamo, solo 30 secondi. Va bene, sono in ritardo, avete ragione. Non si connetteva.
a casa funzionava. Thank you.
Bella ragazzi, come state? Che si dice? Ah, non avevo visto la chat. Va bene, è già un delirio ragazzi, ve lo dico perché come al solito siamo in diretta su mille social. Oggi abbiamo inserito oltre il Facebook, YouTube e Twitch anche vari siti estremi per adulti, tutto per adulti, per bambini. Allora, potreste anche dirmi intanto come si sente, perché l'importante è che si sentano tutte le note, poi i discorsi al limite il meno. Allora, vi ringrazio, siete già numerosissimi. E, ciao Ale, ciao Giuseppe, ciao Betta, ciao Gio, ciao Giorgio, bella Steve, bella Chico, ciao Claudio, ciao Andy, ciao Edo, bella Limonta, De Longiu, bella Mario Limonta, di nuovo sì, D'Aragona, ci siamo, bella Raffo, Fabri, Giusi, Alfredo, Cristiano, Massimiliano, Chicco, Monica, Simona, bene, Pascal Davoy, Very Low Sound, Only Me. Ok, per esempio qua già lamentano, mai una volta, cioè il volume non deve essere mai basso, deve essere al limite troppo alto. Poi, questa volta sono già i 4 minuti di ritardo, ecco, già preso il cazziatone. Allora, Franco Squintu, Giuseppe Tallo, Andrea Rocca, Ali di nuovo, bella Henry, Joe, bella Ste. Allora ragazzi, bella, ciao Ste, Stefano e Stefania, ci siamo, bella Steve di nuovo. Allora, che poi sto delle ore a salutare, ma perché in realtà mi fa piacere, però siccome poi quando rivedo la diretta mi spavento, penso che siano arrivati gli alieni, ma chi è qui? Ah, sono io che parlo. E poi devo fare una cosa tecnica, perché dovete sapere che io qua sono un maestro della casualità, e quindi se io schiaccio qua e poi schiaccio qua, come diceva Richard Benson, io non so quello che ho fatto. Ok, ci siamo ragazzi. Allora, l'argomento del giorno è: ditemi un po' come state e che novità dite. Ciao Valentina, ciao Zuleka, ciao Sara. Allora, adesso poi vi saluto tutti. Vi faccio sentire un lento che voleva sentirlo Giusi. E poi ho capito che c'erano anche gente che si baciava, gente che faceva delle cose strane. Per cui, insomma, è il momento così. Oggi ci sono vari momenti. Questo è il momento un po' sentimentale, no? E faccio un brano un po' malinconico, per così quando uno, per esempio, va a vedere cosa c'è nel conto in banca, è il brano giusto, no? E no, scherzo, ragazzi. Allora, sono indifferita rispetto al video. Allora sì, c'è un pochettino di ritardo, e nel senso, al di là dei problemi miei di ritardi, c'è proprio una cosa tecnica, perché io sono in effetti in un'altra dimensione. E vediamo se non peggiora un minimo, c'è, perché sto usando l'iPhone come fotocamera. E poi in sto periodo la realtà che volevo acquistare delle webcam dedicate, però insomma non mi sembrava il periodo per stare a tirare dentro i corrieri, e ho preferito lasciare che si occupino, insomma, delle priorità. Allora, vi facciamo sentire questo brano, perché sennò comincio a fare dei discorsi inutili, e suggerite l'argomento del giorno. Allora, Dani Pascali si sente ok, bene, bella Bru, bella Giovanni. Allora dai, suoniamo, discorsi, cos'è che devo fare? Ah, devo fare l'altro pezzo, per cui io devo cliccare una serie di cose. Praticamente clicchiamo questo e poi tiriamo via il videoclip che non serve più. Allora, la regia. Allora, Pierluigi in regia manda il pezzo e Pierangelo lo suona. Non fa una piega. Vediamo il sound se funziona. Thank you.
Com'è news? Non c'è più la chat, non vedo niente. Ma voi chi siete? Qua c'è uno che suona, che sono io. Allora, è tutto sotto controllo. Si sente benissimo, grazie per l'ottimismo. Bella Dani, sento ok. Bella Massimo Dri. Ci siamo, ci siamo. Ciao Giada. Bella Artan. Oh Tani, poi finì, perché secondo me manca un file, poi ti dico. Bella Cri. Massimo Cava, ciao ragazzi. Chiali server. E ci siamo tutti. Allora, vediamo, discorsi. Bella Paolo, di nuovo ste. Ci siamo. Allora, l'argomento del giorno è... Che bella Cri. Tutto questo per il ritorno. Niente, un po' come assicuro. Ah, sì, sì, certo. Infatti l'argomento del giorno, dicevo, ciao Riccardo, è quello che ci auguriamo al più presto di vederci non davanti qua ai telefoni, alle telecamere, che non si capisce in che dimensione siamo, ma vederci dal vivo. E... presente il canale 5 centimetri. Bella Dennis. Restream, congratulazioni, abbiamo raggiunto 100 messaggi. Bene, allora dobbiamo raggiungere, ciao Patti, ciao Fausto, dobbiamo raggiungere il centello oggi, perché da qua non vedo la statistica, quindi obbligate gente a connettervi. E dobbiamo fare il centello e la prossima settimana facciamo il 150. Ciao Paola. Ciao Mauro, e poi niente, quando fate i 150 ci sarà qualcuno che mi abbatte e basta, finisce lì. Bella Ricky Macete, ciao Romina, e bella Dario. Allora, vuoi smettere questa diretta? Con questo pezzo abbia detto tutto, non c'è niente da aggiungere. Non è detto, potrei trovare un pezzo dove posso aggiungere ancora più note. Bella Giulio, bella Belzer. Allora ragazzi, adesso non vi preoccupate, cioè va tutto bene, questo momento un pochettino... sperimentale, un po' sentimentale, cede sempre verso il momento adesso estremo del nostro viaggio infernale, che non è la quarantena ma è il disco nuovo dei Necrodev, che è uscito il 2 aprile. Dolce dormire ogni giorno un barile, dipende un po'. Intanto mandiamo un po' di pubblicità sulle backing track di ogni genere, per tutti i gusti, e che trovate in giro per il mondo, per il web. E il disco dei Necrodev è uscito il 2 aprile, si intitola Neraka, Neraka, e c'era anche un appunto, però dovete sapere che qua uno scrive, ma ah no, cioè, eccolo qua. E volevo ricordare che siccome Necrodev fa uno zoccolo duro, tra l'altro anche in Indonesia, ed è sempre molto divertente sapere che è piacevole, che ci sono anche questi Necrobreath, che sono una nostra cover band, anzi viene l'ansia, perché poi magari suonano i pezzi meglio, quindi è tutto da vedere. E ricordiamo, volevo ricordare, intanto vi faccio sentire un brano dei Necrodev, così più metallari che hanno acceso, hanno sentito così il brano un po' lento, hanno detto cos'è successo? Niente, tutto bene, tutto a posto. E volevo fare un saluto alla Undying Records, che è l'etichetta indonesiana che stamperà su niente meno che cassetta, così per quelli della vecchia scuola che giustamente non vogliono questi tipi di tecnologie, giustamente. Allora avranno una bellissima cassetta col nostro Neraka, e è già in previsione anche la stampa su vinile, e, però non mi ricordo l'etichetta. D'altra parte la memoria e il ritardo, appunto, è il ritardo che causa queste cose. E, so I say hello to all Indonesian fan and to Undying Records. Thanks so much for your support. So for your support. Vabbè, speriamo. Speriamo che capisca l'inglese come me. Thank you for the tape print of our album Neraka. Andiamo avanti, quindi, dietro tutti quanti. Ricordatevi di collegarsi al sito, di collegarvi al sito necrodev.net, e così potete seguire tutti gli aggiornamenti. E siccome da aprile c'erano un botto di date già pianificate, penso più o meno una dozzina, e volevo rassicurarvi che per il momento, cioè per il momento, se non succede niente, ma ormai io mi auguro che tutto vada a bomba al meglio, è tutto stato posticipato da settembre-ottobre in poi, per cui non vi preoccupate che prima o poi sfondiamo tutti questi schermi, questi monitor, e andiamo avanti, perché poi a leggersi che ho 10 decimi, però qua c'ho 1000 chat. Allora, ciao Tobe Stelli. E ciao William, ciao Valentina, non ho sentito, appunto è meglio dal vivo. Va bene, vedo che adesso si ricollega tutto. Ciao Marco,
Ciao Giorgio. E va bene. Pereira Giascio, The President. Ma non so se sono capace, però vabbè, con la chitarra in mano, così faccio invece che fare le dirette, no? Ti vado lì. Va bene, no, niente, no. Poi faccio delle battute, entriamo in politica, è meglio di no. Allora, facciamo un po' un brano per i celoduristi, per rubare il termine di Andrea Galeazzi, copiare il termine, per i celoduristi del metal estremo. Nell'ordine abbiamo una chitarra di colore scuro, possibilmente nera, possibilmente aerografata, tipo così. Si vede? Beh, si vede come me. Non guardate Medusa perché sennò ci pietrifichiamo. E Succubus Riser è il brano che vi faccio sentire tra pochi istanti. Tempo di fare un attimo una cosa tecnica, di mandare in onda qua la situazione, controllare l'accordatura. Perfetto. Bene, a tra poco, ragazzi. Ciao. Yeah.
Bella ragazzi, come state? Ah già, che ora voi state ascoltando ancora il brano mentre io vi parlo. Quindi devo fare subito il discorso prima che scappate. Allora, una mazzata senza pari. Beh sì, il disco diciamo che Neraka è decisamente Neraka, infernale. E del resto, se si parla di un viaggio verso l'inferno. Bella Giorgio. No, in realtà non è nuova, è un po' di anni che uso questa chitarra qua, solo che tutto l'anno scorso e quello prima ancora ho usato la Flying V e questa praticamente l'ho fatta fare, non mi ricordo se quando è uscito The Age, sì, mi sembra The Age of Dead Christ, o non so se il disco prima, siccome avevamo fatto un primo ritorno ufficiale alla vecchia scuola, così mi sono fatto aerografare la questione della copertina del primo album. Poi in realtà è una chitarra che cioè nasce come corpo di una Baretta Special, che sarebbero le Baretta di adesso, non quelle di una volta. Il manico l'ha costruito un liutaio Stefano Mura, che saluto perché comunque dopo un sacco di anni e con tutte le mine che ha preso, devo dire che funziona ancora bene. Devo avvicinare sto microfono. Fantastico. Bella Ale. Allora, direi che ci siamo. Bravo, bravo, Pierfigo. Sì, i soliti messaggi, tipici. Allora, andiamo avanti, ragazzi. E possiamo passare alla prossima questione di celodurismo. Intanto, se volete fare delle domande non complicate, perché sennò qua la situazione... ditemi anche se si sente bene. E fatemi sapere anche come state, come ve la passate. Che dischi ascoltate, se siete più da così, dalla situazione romantica di prima o quella più estrema di adesso. Allora, io adesso faccio una via di mezzo e volevo farvi sentire, per i celoduristi invece delle accordature basse, una chitarra che è accordata bassa, perché sennò non farei questo discorso. Mi piace perché mi ricorda le atmosfere di Draculea, o Draculea, quello che è. È vero, bella Edo. Sì, ciao Dario, Zimei. Diciamo che ci sono alcuni brani, alcune parti che in effetti richiamano un pochettino, richiamano, poi a seconda dei gusti. E la maggior parte, poi in particolare questo disco e la opening track Inferno, sono più decisamente di vecchia scuola. Non era per il trentennale di Into the Mac, bravo Mauro, ma lo sai che io lo faccio per vedere se siete attenti. Allora, Mauro Limonte è stato attento, un applauso, cioè praticamente ho nominato tutti gli album, e tutte le cose possibili tranne quello, e meno male che c'è Mauro che cura anche il fan club dei Necrodef. Suoni qualcosa di Mastercast, Giovanni Lazzaretti. Allora, mi hai tolto le parole di bocca, caro Gio, perché volevo, con la scusa di farvi sentire la chitarra ciccia di Carlo Pierini, farvi sentire una situazione in cui alla cordatura bassa del Si siamo scesi ancora in La basso. E bello Tubular Bells, Mike Oldfield. Siamo scesi ancora nel La basso, cioè più basso di così, appunto, c'è solo il conto in banca, il saldo. Ovviamente accordatura bassa, adesso non abituiamoci bene, non significa essere accordati, significa... Poi volevo anche dire, cioè allora quando ci si accorda, no ragazzi, perché lo so che siamo tutti chitarristi, no? E voi dite lo sappiamo, è vero, lo sappiamo, però in realtà io vedo delle cose, cioè allora io praticamente mi accordo e suono la prima corda, no? Fin lì ci siamo. Adesso che devo accordare quella dopo, bella, ciao Davide Maravi, ciao ragazzi, Giorgio M, ragazzi io cerco di salutarvi tutti, poi sapete che qua è una situazione multidimensionale, allora per accordare la corda successiva non è che io la suono che sta suonando ancora quello di prima, ciao Paola, e la fermo, cioè fermo questa e accordo quella dopo, così, poi la fermo e accordo quella dopo ancora. E voi direte, è banale, ma io vedo delle scene da scenario, come dice Pellone. Cioè dei numeri che vedo... Poi si guarda questo accordatore col punto di domanda, non funziona. Ecco, lui, stavo appunto dicendo, scene da scenario, ovvero apice. Adesso ti faccio sentire un pezzo che piace anche a te. Come mai è sparito Into the Makeup su iTunes? Beh, non ho idea, perché non so adesso...
com'era la situazione editoriale lì dietro. Comunque faremo un check, grazie che ce l'hai, che ci hai avvisato. Su iTunes intanto trovate un po' tutti gli altri album Necrodef. E dai, suoniamo che qua si fanno dei discorsi. Allora, pronti via. Bella lì. Bella ragazzi, ci siamo. Si è chiusa la chat, non vedo niente. Pierfigo. Che scalatura hanno ste corde? Bella ste, praticamente ciao Saviano. Grazie a tutti ragazzi. Siete in troppi ovviamente per modo di dire. Ma che non riesco a new message, già un momento qua anche il programma si,
Sclera. Allora, sono, aspetta, il sì, però praticamente è una scalatura 0-10 a cui ho tolto il mi cantino, perché è una chitarra, appunto, nasce come baritona in si basso, per cui uso la muta 0-10 senza il mi cantino e come sesta corda ho uno 0-60. Ecco Sergio, praticamente come dice Sergio, cioè una volta c'era l'oratorio oppure l'eroina e poi il metal ci ha salvato tutti. Adesso arriva Piergonella in diretta e ci salva tutti. E, sì, ho un 0,60, addirittura prima quando me l'aveva appena fatta Pierini mi montava lo 0,62. Poi, bella, ciao Massi, ciao grande Vendolia. Bella, hai visto, sono venute bene le copertine. Ciao Alessandro La Rosa. Ciao Silvia. Ciao Patrizia, ciao Dero, ci siamo. Edo Napoli. Cosa stavo dicendo? Pierluigi, aiutami. Avete visto quello Crozza quando imita Giovanotti? Quello fa ridere. Quello è forte. Ciao ragazzi, sono carichissimo. 50 anni. Allora, sì, tiene bene l'accordatura. Tra l'altro ha delle meccaniche. Cioè, va che ci penso una volta. Bisogna chiedere a Pierini. Poi non sapevo che ci sballavate così tanto, perché mi ha fatto tutto un libretto dove c'è scritto tutte le istruzioni, tutte le cose che il... tipo lontano del corpo, cresce in Brasile sott'acqua, bla bla, e, no, ha fatto veramente un bel lavoro e gran bel disco Draculea, è vero, è il mio primo album con i Necro Draculea, non Draculea. E allora, così, per tutti i feticisti del melodico, dove sono le istruzioni, Pierfigo, e domani connettetevi al Facebook Master Castle, che abbiamo realizzato così un arrangiamento di un brano così apposta per questo periodo, sempre per i nostri messaggi positivi, affinché insomma ragioniamo e partiamo poi alla grande. Non è che sono storta, è la telecamera che insomma è tutta una cosa tecnica. Va bene ragazzi, io proporrei sempre di stare sul feticismo della chitarra baritona. Allora, tra le altre richieste, io piano piano mi organizzo, c'era quella a Zanzotte, ha scordato l'accordatore. Guarda, è meglio così, perché è meglio non farsi domande tipo se era accordato. Doug, sì. Forever Slave, bella Forever Slave. Allora, andiamo avanti. E dietro tutti quanti. Allora, e ora, praticamente, con l'aiuto del sole, vinciamo. Attacco solare, energia. Poco professionale, però è... voi non sapete le multidimensioni qua. Quindi una corda alla volta, poi si ferma e si accordano le altre. Per favore. Bella ste pezzone, si è forte, la cordatura poi bassa è una bella resa, ci sa fare. Adesso facciamo un altro pezzone. Niente, allora dai, sta lì a accordare. Ok, perché qui siamo vicino al mare, c'è la focaccia, quindi la cordatura è sempre vissuta in maniera relativa. Allora, nel 2015, speriamo che Mauro non sappia anche questa, perché non so se era il 2015, però c'è scritto, vediamo un po'. Uscì l'album Odissea, che la volta scorsa mi avete richiesto e mi avete colto impreparato, dove hanno collaborato un sacco di persone, molte dei quali sono qua collegate, quindi oltre a Steve dei Mastercast e l'Atlantis, e adesso c'è anche Peso che secondo me ci sta ascoltando ovunque. Allora, poi chi c'era collegato? Allora, Cree, Parisi, vabbè, diventiamo scemi, di Cloren. Allora, praticamente guardate un po' sta affare qua, così dove lo devo mettere, e qua già battute. Allora, perché poi devo fare tutto. Allora, tutta questa gentaglia sono grato di avere partecipato, e fine del messaggio promozionale, tutto grazie anche a Daniele Pascali di Black Tears e Diamond Prod, per cui chi volesse anche l'edizione in CD fisico, che ormai bisogna specificare, di Neraka, oltre che di Odissea, potete contattare Black Tears e Diamond Prods. Ah, ma perché ce n'è, ecco, io credevo non scrivevate più, invece sono io che devo andare avanti. Allora,
Vai, vi faccio sentire questo brano che ci sta e si chiama No Compromise. Avevo scritto anche il testo, beh, diciamo che come paroliere non sono molto in gamba, però era una storia positiva, perché io qui tu credevi, ma io farò qui, farò là, senza compromesso. Questo è il riassunto, e adesso vediamo di suonare, perché veramente stiamo esagerando, non si può andare avanti così. Adesso mi mettono una nota sul diario, Toli. Via questo, grazie, bravissimi, vi faremo sapere. We'll be right back.
Oh, sbattimento. Comincia a far caldo. Come va? Dalle vostre parti fa caldo? Perché secondo me, ci avete presente Alien? Allora, questo via. Cioè, praticamente, secondo me ci hanno chiusi in un frigorifero per tipo 20 anni. Usciamo che ci sono gli alieni. Allora, dove siamo rimasti? Dunque, musica, cartella. Grazie ragazzi, ciao Savino, non so, mi sono perso un po' di gente, solo che qua la situazione... Allora, adesso è il momento del metal neoclassico. Ciao Marcella, ciao a tutti, bella Ema Kotakis, bella Giusy, per figo, ma sì, si sa, d'altra parte, le solite cose che scrivono le donne. Allora, dunque, ci siamo tutti, e... ciao Nicoletta, andiamo avanti. Bella Filippo, dobbiamo attivarci per avere uno spazio sulla TV... generalista. In effetti sì, ma sai una cosa, come si chiama quello lì sulla 7 che fa l'introduzione al telegiornale? Io faccio l'introduzione e poi cominciano a parlare dei morti schiattati. Allora, tanta roba, ma sì, dai. Slayer ci sta, è tanta roba. Beh, tutto il repertorio Necrodev, diciamo, da parte mia, ma diciamo un pochettino anche degli altri ragazzi, mi faccio un po' di portavoce, c'è tanto Slayer sicuramente. E grazie a te Andrea per seguire quest'oretta. E sì, bisognerebbe, bella Mendolia Pezzone, bisognerebbe organizzare qualche cover anche di Slayer. No, perché grande Krieg, chitarra attacca, stecca. E il fatto è che, vabbè, io devo recuperare sempre le basi di questi brani, in modo da toglierci le chitarre e cambiare un pochettino i volumi, no, per suonarci sopra. E allora è sempre un po', insomma, come cercare i soldi nel salvadanaio. Stasera sono molto venale. Va bene, se non ci sono altre domande io potrei proseguire e farvi sentire un brano di metal classico dei Vanexa, che così ci farà sognare tutti quanti. Non ho caricato il video, non mi sono dimenticato, però il video ve lo vedete online, perché il brano si chiama Paradox e mi serve il Les Paul, che piacciono a Ste Galeano. Il Les Paul si va a bloccare proprio sull'acutone. E beh, l'acutone qua è violento, eh. Andrea Rocca. Allora. Slayer. Sì, è vero, Ricky. Lo so, ma mi provo che adesso in questa maniera... No, anche per fare un omaggio a Hanneman, che è sempre un piacere, perché poi... Prison Labyrinth of Atlantis, Fear Albums... It has been a while. Thanks so much, Jesus Mora. I will perform maybe on next streaming, because today I have no songs ready, but of course I will like to play. I had a great time with Labyrinth and Atlantis. I play now with Atlantis with Steve, that Steve Awamas is here following the streaming. Non è lo Spirito Santo, perché qua scrivono alcuni in italiano, alcuni in inglese. Va bene ragazzi, allora, bella Fre, abbiamo fatto un po' di just chatting, adesso direi di fare una bella streamata. E bella Fre, il beat è pronto e la console è in bolla, e prendiamo lo strumento e parliamo un po' di Rapax e dei giovani. Toli. Dicevo che il video di questo brano, che si chiama Paradox, ve lo andate a vedere, e che c'è tutta una storia dei pugili che si suonano, però in realtà cioè non ho letto il testo, però mi piace pensare che questa storia dei pugili un po' deve rappresentare, ho capito un'idea, Toli, deve rappresentare un po' il nostro modo di vedere le cose di adesso, cioè il momento di ripartire con tutte le energie musicali e non, e quindi pensare come agire e non farci trovare impreparati quando sarà il momento. Allora, il brano del paradosso, e dopo questo discorso lo suonerò. La base sarebbe questa qua. Allora dai, suoniamo questo brano. Questa via. Dai. Un giorno tutto questo sarà tuo. Cosa, le tendine? (Susurra)
Senti, senti il finale di Tani, che è il principale compositore dei brani, non è che mi prendo i miei meriti. Io sono il più bravo del mondo quando dormo, però in Vanexa bisogna dire che tutte le idee più melodiche derivano da questi pischelletti dark e anche dai fondatori, il Sergio La Silvanella e Andre Ranfagni. E, ragazzi, vi ringrazio, siete davvero tanti. Allora, bisogna fare il pezzo della buonasera, che poi vi posso spiegare tutto. Allora, si sciarpa thank you Jesus Mora del Queto, thank you so much, I will perform for you and thank you for listening to my performance. Ragazzi, allora io direi che vi posso salutare con un po' di rock and roll. Sì, il Peoccio a Torino erano stati degli atti, con sta storia del camper, le testate, degli atti, testate nel senso è un linguaggio di noi musicisti, va tutto bene. Allora, la sciarpa era una bomba, Ale, sì, ce l'ho tutte e due qua in macchina, adesso fa un caldo, oggi sono uscite, era estate, secondo me usciamo, ci sono gli alieni, siamo in un altro pianeta. Anche, beh, era bello il film, quello... It's your music art, music art in the sense of my guitar school, it's my school, okay. Ah, you are writing from YouTube, Crystal Trance Rock. Yes, on music art channel I will put all backing tracks and many tutorial for musician, for example song without drums, so drummers can play over it, without bass, and of course some kind of blues, rock, metal, and guitar player can make very solos over there. Thank you so much. Sorry for my English, guys, because my English is really horrible, but I'm doing my best. Allora, ti aveva fatto un bel suono. Sì, è vero, sì. Poi una volta facciamo una diretta e raccontiamo queste cose. Allora, cara Carmela, non è vero, altro che non riuscirai mai a imparare. Devi e come imparare. Anzi, l'80% di quelli che, per esempio, vengono, che vogliono fare canto qui in Music Art, chi avesse piacere si ricorda che tra l'altro sono aperti i nostri corsi anche online, via Skype, via multidimensionali. Tutti quelli che si iscrivono a canto, diciamo l'80%, a cui si aggiunge un 10%, un altro 10%, dicono: io vorrei cantare ma io sono stonato, per farvi un esempio. E non è vero, quella è una mentalità sbagliata per partire. E poi non è proprio il tuo caso che appunto che non riuscirai a imparare. Caro Ricky, dai, spiegaglielo. E come va? Che le ultime volte comunque di Purple uscivano bene. Dai, Vanexa rules, Necrodex rules, Master Castle rules, Music Art rules. Thank you guys for listening to my my streaming. I will stream again on next... porca miseria, come si dice sabato? Saturday, I think. On next Saturday at 6 p.m. Italy. Ragazzi, bella Jorg, vi faccio sentire il pezzo della buona serata, buonanotte. Vi ricordo di seguire un po' tutti i social, Music Art, Piergonella, Necrodef, Mastercast, Vanexa, e ci pensiamo un po' a tuono. Dai, per l'occasione di quest'ultimo pezzo praticherò anche l'accordatura. Va bene, ci siamo. Grazie ancora, ragazzi, davvero, siete stati numerosissimi, sono davvero felicissimo. E vediamo se vi ho detto tutto. Vi ho detto tutti e va bene, utilizziamo con questa chitarra color, diciamo, salmone, facciamo un altro brano. D'altra parte, con un brano così, come sentite qua, una chitarra così può accompagnare solo. Allora, ragazzi, grazie, a presto. Ci vediamo sabato prossimo. Vi saluto con un po' di rock and roll.
Un abbraccio.
Un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su poi giù si assomiglia a questa. Signor tenente? Sì! Siamo a cavallo. Ecco così. Siamo a cavallo. Individuata la vernacchia, troveremo il colpevole. Basilio, siedi, scrivi, a verbale. Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei RRCC, si è presentato il tenente Kessler, il quale di sua bocca dichiara